Ci dispiace per l'ultima partita che abbiamo fatto, no? E abbiamo dato il massimo, vogliamo vincerla, abbiamo dimostrato di vincere questa partita, no? La Fiorentina ha fatto la sua partita, ha dimostrato di essere una grande squadra, noi abbiamo lavorato in settimana per affrontare il migliore dei modi. Peccato per la fine, però dobbiamo essere anche contenti per il bel campionato che abbiamo fatto. Anche per te è stata un'annata veramente sfortunata e oggi il tuo ingresso in campo, quel gol praticamente dopo un paio di minuti, poteva cambiarla, quindi poteva essere, potevi considerarla diversa, peccato per l'epilogo. Sì, mi dispiace tantissimo per non poter aver dato una grossa mano alle squadre in tutto il campionato. E io nel senso sono stato male, ho dato sempre in allenamento il massimo, sono cose che succedono. E va bene, il mister sempre ogni volta che mi chiamava voleva dare, era pronto. Mi ha fatto piacere di farmi giocare gli ultimi minuti che per me era molto, molto importante per la mia stagione, no? Peccato che ho fatto il gol, però non ho potuto festeggiare nel miglior di modo. Però va bene, adesso dobbiamo pensare nel bel campionato che abbiamo fatto. Peccato per la fine, alla fine della partita. Sì, anche per lui era molto importante per segnare, però lui deve essere sereno, l'ho detto sempre, è un grande calciatore, ha tantissima qualità. Adesso deve essere tranquillo, pensare alla nazionale, al mondiale. Anche Ciro devono pensare tutti e due, hanno fatto un campionato meraviglioso loro due, allora devono pensare solo al mondiale, basta. Pensato quando hai visto Chelsea calciare il rigore e Rosati che gliel'ha parato? Qual è stato il primo pensiero che ti è venuto No, non mi è venuto niente, un po' di amarezza normale, no? Perché uno era contento nel senso, pensavo che lui non sbaglia mai un rigore, vabbè, normale. Però l'ho detto prima, sono cose che succedono nel calcio, lo puoi sbagliare lui, lo puoi sbagliare tutti, sono cose che succedono. Senti, può bastare il gol che hai fatto stasera per la tua riconferma il prossimo anno? No, io sono tranquillo, nel senso che adesso sono loro che decidono, no? Io non è che ho fatto una grande stagione, ho fatto pochissime partite, però va bene, il mio cartellino è metà del Siena e metà del Torino, adesso devono decidere loro.